All'interno della sezione Riconciliazione trovi l'elenco delle riconciliazioni per l'anno che hai selezionato. I movimenti possono essere riconciliati con procedura manuale o guidata, come ti mostrerò più avanti. Puoi accedere alla sezione solo se hai acquistato il modulo Incassi e Pagamenti. Controlla che nei tuoi servizi aggiuntivi sia attivo. Ora scegli dal menu di sinistra Incassi e Pagamenti e poi la voce Riconciliazione. In elenco vedi le riconciliazioni effettuate in automatico o manualmente. Per riconciliare manualmente un movimento, vai su Prima nota e scegli l'azione Riconcilia. Quando torni su Riconciliazione, riconosci questi movimenti filtrandoli con la colonna Tipo. Puoi eliminare una sola riconciliazione o anche più riconciliazioni contemporaneamente e, se ti serve, scaricare anche un file Excel. Se clicchi un elemento in tabella, accedi al dettaglio. Per ogni movimento vedrai i dati principali e i dati in movimento applicazione. Ora ti faccio vedere come fare una riconciliazione automatica. È davvero semplice. Guarda, scegli Nuova riconciliazione. Carica il file XML, XLS o XLSX da locale. Deve contenere i movimenti della tua banca. Se hai già utilizzato questo file per altre riconciliazioni, vedrai i campi già compilati dal sistema, ma puoi modificarli scegliendo le voci dei menu. Se è la prima volta che usi il file, inserisci i campi a mano. Non ti preoccupare, ti faccio vedere come fare. Qui, su Riga di intestazione, digita la riga dell'Excel in cui hai inserito i titoli delle colonne della tabella, ad esempio data contabile, data valuta ed importo. Poi compila le colonne del file in cui sono contenuti i dati relativi a data valuta, descrizione, importo. Questi dati sono obbligatori, mi raccomando, non saltarne nessuno. Se nell'Excel che hai importato le entrate e le uscite sono indicate su due colonne diverse, seleziona questa opzione e poi compila Entrate e uscite. Ora prosegui. Se nel file hai riportato movimenti già riconciliati in precedenza, con formato non corretto o con campi obbligatori vuoti, il sistema li scarta. Scegli Prosegui, ma ricorda che sono esclusi dalla riconciliazione. Ora indica la banca per cui stai effettuando la riconciliazione e verifica il periodo in cui sono stati eseguiti i movimenti dell'applicazione da considerare per la riconciliazione. Se vuoi cambiarlo, usa l'icona Calendario. Ok, andiamo avanti. Clicca Prosegui. Nel quarto step, vedi i movimenti del conto corrente indicati nel file Excel caricato e le rate o i movimenti manuali presenti nell'applicazione per i quali il sistema ha individuato una corrispondenza. Le associazioni sono mostrate in elenco nella sezione Associazioni suggerite. Se scegli Riconcilia e confermi l'associazione, il sistema la sposta nella sezione Riconciliati. Se ti accorgi di aver sbagliato, annulla l'associazione. Per accettare tutte le associazioni proposte, vai su Riconcilia tutti. Se annulli l'associazione, il movimento sarà spostato nella sezione Da riconciliare. Anche in questo caso, puoi annullare la singola operazione. Se vuoi ricominciare da capo, scegli Ricomincia associazione automatica. Il sistema ripristina lo stato iniziale con tutte le associazioni ancora da accettare o annullare. Vai su Prosegui per continuare. Puoi farlo anche se ci sono ancora associazioni da confermare o annullare. Le gestirai nello step successivo. Nello step 5, riconciliazione manuale, trovi a sinistra i movimenti della banca importati, mentre a destra le rate e i movimenti manuali associati a quella banca per il periodo prescelto. Usa il filtro in alto per scorrere le sezioni. Da riconciliare contiene i movimenti ancora non riconciliati ed è la sezione da cui fare le riconciliazioni o le altre azioni. Riconciliati, movimenti riconciliati, prima nota, movimenti inseriti in prima nota, ignorati, movimenti ignorati. Usa Cerca per cercare uno specifico movimento della banca importato o una rata e/o movimento manuale presente nell'applicazione. Se devi cambiare la banca e il periodo di riferimento che hai scelto nel terzo step, vai su Modifica. Puoi registrare in prima nota un movimento presente nella banca e non relativo all'incasso o al pagamento di una rata. Seleziona il movimento della banca e scegli Inserisci in prima nota. È spostato nella sezione Prima nota e, quando concludi la riconciliazione, lo troverai anche nella sezione Prima nota. Se al contrario vuoi che uno o più movimenti non siano riconciliati, scegli Ignora movimento. Sono spostati su Ignorati.
Per riconciliare i due elementi, seleziona un movimento di pari importo in entrambe le liste e scegli Riconcilia. I movimenti verranno spostati nella sezione Riconciliati. Puoi anche selezionare e riconciliare più movimenti bancari con un movimento dell'applicazione e viceversa, ma la somma delle due selezioni dovrà comunque avere pari importo. Concludi la riconciliazione e salva tutte le associazioni che hai fatto. Se ci sono movimenti bancari non gestiti, vai su Ignora movimenti e prosegui. Vedi i movimenti in elenco.